E 3, e 2, e 1, azione! Buongiorno, sono le ore 7:23, io sono sveglio da circa 2 ore, mentre Riccardo... Da sempre. Non ha dormito mai. Ci siamo già dati una mezza vestita, perlomeno io. Adesso procederemo a chiudere il tutto, tende, materassini, ricaricare le valigie della moto... E poi ci spostiamo per andare a fare colazione. Ricky, come te li lavi i denti stamattina? Nel pozzo qui sotto, il fiumiciattolo qui sotto. O giù e mi vi ho le patite. Aggiornamento del minuto successivo. Ha iniziato a piovere. Bene, vediamo cosa riusciamo a fare in mezzo all'acqua. Aggiornamento di 2 minuti dopo. Le calze di Riccardo. Olè. Si sono azzozzate tutte. Le calze del primo amore. Queste sono le calze che utilizzavano i giocatori su FIFA 98. Quando erano ancora quadrati i giocatori. Ed eccoci quindi nuovamente in viaggio con questo fantastico panorama. Vi faccio un piccolo riassuntino di quello che è successo ieri sera, da quando ho staccato le registrazioni fino a quando ci siamo svegliati. In poche parole, non abbiamo dormito. Perché? Accanto a noi ci si è messa una combriccola di ragazzi che non so se per loro quello era campeggio. Fatto sta che sono venuti col gruppo elettrogeno che faceva un casino bestia. In più praticamente hanno attaccato tramite il gruppo elettrogeno 8000 luci, quindi era praticamente giorno. Io ero andato lì tipo per vedere le stelle, per stare in santa pace, e invece questi con queste luci. Dopodiché hanno attaccato la musica, che non hanno staccato fino a mezzanotte, ok, giusto per essere chiari. Finita la musica di costoro, voi non ci crederete mai, ma uno ha iniziato a suonare la fisarmonica. Ma io penso l'avesse attaccata a qualche cavolo d'amplificatore, raga, perché ve lo giuro, non ha smesso di suonare fino alle 4. Io fino alle 4 non ho chiuso occhio. Io veramente mi sono andato a fare un viaggio di 2 giorni per stare in santa pace, isolato dal mondo. Ho beccato tutta sta gente. Io penso veramente che la sfiga ce l'ho incorporata. Ma va bene tutto, non perdiamoci d'animo, perché stiamo andando in direzione L'Aquila. E sempre per ritornare a sto punto sul discorso sfiga, lo dico, oggi piove. Come te sbagli, insomma, il 13 d'agosto può non piovere quando Lorenzo prende la moto? Il programma prevede comunque poi un pranzetto tattico al volo. Pranzetto, l'avete capita. E niente, e poi si ritornerà verso casa. Io una fotina sul ponte mi sa che la faccio. La sveglia? La sveglia? Oh, oh, ho capito, un attimo! E vattene a piangere qua. Tac, tac. Che spettacolo, raga! Salutiamo il lago di Campotosto, anche perché quella è la diga. E ci si vede la prossima, magari cambiando anche il luogo dove abbiamo campeggiato. La Mascionara, dove abbiamo comprato la carne, la consiglio vivamente a tutti quelli che vengono qui, perché, cioè, ma che gli volete dire? C'era la carne, era buonissima, veramente complimenti. Vi do il benvenuto sul Valico delle Capannelle, me ne hanno sempre parlato benissimo e comincio a capire il perché. Mamma mia, che spettacolo, raga. Io adesso ho capito perché. Perché tutti lo amate, sto valico. E fate bene. Cioè, guarda che asfalto! E senti che grip! No, ti entro in staccata qui. Ma
Madonna, tu immagina con l'MT qui tutto ginocchio a terra, te la fai questa? Eh sì, forse bisogna tornarci. C'è anche sta zona che comunque c'ha l'asfalto vecchio, suppongo. È praticamente perfetta. Guarda sto idiota. Le valigie, Loretta, devi ricordare. Mamma mia, fantastica. Sta strada è fantastica. Eh sì, perché sta uno appresso all'altro è brutto. Ci avete due regole da seguire, manco quelle fate. Correggetemi se sbaglio, ma io credo che i problemi principali di sta strada siano due. Il primo è che secondo me ci fanno le corse con le moto. E il secondo, come al solito, so il traffico e gli automobilisti idioti, come quello che ho beccato prima. Madonnina del Poggio. Che smaltita. A Rischia, ho rischiato. Oh, ma vedete, stavo a Rischia. L'ho detto. Finita a Rischia, finiti i rischi, se spera. E visto che dopo sto a rischio, dobbiamo prendere un pezzettino di superstrada. Direi di vederci direttamente più tardi. Siamo appena arrivati all'Aquila e lo scenario che ci abbiamo davanti a noi con tutte ste gru fa veramente capire i danni che ha fatto il terremoto. Comunque, volevamo andare a visitare le 99 cannelle. Fontana delle 99 cannelle. Fontana delle 99 cannelle. Sarà qui? Non lo so. Fontana delle 99 cannelle. E credo che saranno queste. Posticino all'ombra trovato e andiamo a vedere sta fontana. Benissimo, siamo entrati nel territorio dell'Aquila e tra 3, 2, 1, 99 cannelle. Tac, tac, Riccardo, tac, tac, tac. Allora Ricky, ti piacciono queste belle cannellacce? Tra l'altro abbiamo incontrato un signore dove abbiamo parcheggiato le moto che ci ha fatto vedere la centesima cannella e praticamente è all'interno del suo ristorante. È diciamo lo spurgo di tutto questo complesso, quindi molto interessante. Noi anziché vederle 99 ne abbiamo viste 100. Abbiamo finito di visitare le 99 cannelle e stiamo risalendo in sella. Visto che sono soltanto le 10:40 e aspettare l'una qui per mangiare qui è abbastanza inutile, abbiamo deciso di andare nelle nostre zone, più precisamente verso Todi e Figulle, e mangiare lì. Ovviamente questo comporterà fare un bel po' di superstrada, quindi ragazzi ci si vede tra un paio d'ore quando usciamo nelle nostre zone. Altro che superstrada, raga, siamo entrati proprio in questo momento nelle gole di Antrodoco, anche se temo che le gole ci porteranno a prendere la superstrada. Tiè, guardate che curve. Ah, se tutte le strade di collegamento fossero così. Mamma mia. In mezzo alle montagne. Eccolo, il genio del giorno. Sì, io continuavo. Io adesso rigiro. Io non lo so che gli passa in testa alle persone. Non lo so che gli passa in testa alle persone. Senza parole, veramente senza parole. Cioè, se io non mi fossi spostato da là, quello mi avrebbe preso, senza alcun tipo di problema. E benvenuti ad Antrodoco. Bene ragazzi, ho finito la batteria, sono finite anche le curve. Adesso è realmente super strada. A più tardi. Aggiornamento delle ore 13:40. Siamo appena arrivati al ristorante. Come vi ho detto, è stata tutta super strada. C'ho il collo completamente a pezzi. Sono veramente stanco. Adesso andiamo a mangiare perché è da stamattina che stiamo con un cornetto mangiato alle ore 8:30. Esatto. A pardelle. Al cinghiale. Al cinghiale. Sono le ore
15:15, bellissimo, mi piace un botto di una cosa del genere, le 15:15, che orario perfetto. E stiamo rientrando finalmente verso casa. Che dire, a me questo viaggio è piaciuto veramente tanto, ho visto dei posti nuovi e ho fatto, diciamo, anche un'esperienza nuova, ovvero quella appunto di campeggio un po' nel nulla e non nel solito camping. Io spero che questi episodi vi siano piaciuti, vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi, lasciate un commento qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo video, se non avete tempo va bene anche un bel mi piace. Per sapere tutto l'equipaggiamento che ho utilizzato durante questo viaggio basta che aprite la descrizione sotto al video e sempre qua sotto trovate tutti gli strumenti che utilizzo per registrare e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!